5 key points sul lifting temporale. Lifting temporale è una tecnica chirurgia che prevede fondamentalmente un riposizionamento dei tessuti in quest'area, l'area della tempia, in maniera volgare potremmo definire. Punto numero 2, questo intervento si esegue attraverso un'incisione appunto in quest'area, generalmente un centimetro al di dietro dell'attaccatura del capillizio, in modo tale che poi la cicatrice potrà rimanere nascosta, e prevede quindi uno scollamento di tutta quest'area e un riposizionamento con un vettore obliquo. Punto numero 3, questo intervento può essere agevolmente seguito in anestesia locale con sedazione e una degenza breve. Tuttavia nel post operatorio per le prime 48 ore sarà necessario associare una medicazione compressiva a modi turbante. Punto numero 4, questo intervento viene frequentemente eseguito singolarmente o in associazione con altri interventi, come per esempio la blefaroplastica superiore, perché con il lifting temporale possiamo anche modificare leggermente il posizionamento della coda del sopracciglio, quindi ottimizzare ulteriormente il ringiovanimento palpebrale, oppure può essere associato ad esempio al lifting cervico-facciale, semplicemente quindi oltre alla cicatrice dinanzi all'orecchio e dietro l'orecchio ci sarà questo prolungamento nell'area temporale che permetterà pertanto un ringiovanimento non solo del terzo medio e del terzo inferiore, ma anche di quella che è l'area temporale appunto. Punto numero 5, quando viene eseguito questo intervento può essere utile associare anche quello che è un lipofilling della regione periorbitale, ovvero prelievo di grasso autologo in altra zona. Questo grasso verrà poi trattato e verrà poi infiltrato nella regione periorbitaria. Questo perché comunque il processo di invecchiamento facciale non è dato solo da ptosi dei tessuti, deficit di supporto scheletrico, ma naturalmente anche da un riassorbimento di quelli che sono i cuscinetti adiposi, e nell'area periorbitaria hanno un ruolo piuttosto importante per quanto concerne quella che è l'estetica facciale. Alla prossima!